Ciao, sono Ambra Stancampiano e sono l'autrice dei Siciliani. Ambra, da cosa nasce questa tua grande passione per la scrittura? Allora, è una domanda difficile, nel senso che è nata più o meno con me. Io ricordo che quando già ero molto piccola mi piaceva raccontare le storie a mia madre, avevo la pretesa di essere io a raccontarle a lei e non viceversa. Per cui diciamo che è una cosa che è maturata insieme a me, ma c'è sempre stata. In questa tua pubblicazione il verismo si unisce al mito, creando così delle storie suggestive. C'è un autore o un libro a cui tu ti sei ispirata nello stile di scrittura? Allora, non esattamente, soprattutto non a un libro. Chiaramente quando si scrive c'è sempre l'impronta di tutto quello che hai letto e ciò che va a formare più o meno il tuo immaginario. Per cui nei Siciliani sono molto molto presenti intanto i mostri sacri della letteratura siciliana. In particolare ho provato ad inserire un po' di dialetto come avrebbe fatto Camilleri, c'è molto Verga, c'è molto Pirandello. E anche un po' di Brancati, che a me piace tanto e che secondo me non viene mai ricordato abbastanza. Però soprattutto per quello che riguarda lo stile c'è tanto di quello che io considero il mio maestro, che è Alessandro Forlani, che è una persona che con la Sicilia non c'entra assolutamente niente, ma che per la scrittura mi ha aiutato tantissimo ed è stato fondamentale. Tra questi racconti ce n'è uno a cui tu sei particolarmente legata rispetto ad altri? Fra tutti sicuramente Sul Bisolo, che è appunto la cornice attraverso cui racconto anche gli altri racconti e che è un po', rappresenta un pochettino me e tutte le altre persone che rimangono sedute sulla soglia di casa a guardare il mondo che ti scorre davanti. Personalmente mi incuriosisce molto il racconto della ragazza che infrange la quarantena per andare in spiaggia ad ammirare la luna. Quale motivo sta dietro alla scelta di inserire nella raccolta un racconto così strettamente attuale? Ce n'è tanti. Il motivo del cuore è il fatto che quel racconto è stato scritto per una persona che se n'è andata durante il lockdown e quindi a cui è dedicato anche il libro. E quindi avevo voglia e avevo bisogno di inserirlo all'interno di questa mia pubblicazione che lui avrebbe dovuto leggere e invece non è arrivato a fare. A parte questo c'è anche un motivo stilistico ed è il fatto che il tempo all'interno dei Siciliani è difficile da capire, è un tempo non tempo sospeso fra il mito e quello che può essere anche la cronaca recente, per cui volevo un racconto che si differenziasse da tutti gli altri e che avesse una precisa collocazione temporale. Qual è stata la tua più grande soddisfazione che hai ricevuto come autrice? È una soddisfazione, può sembrare un po' stupida, perché in genere dovrebbe essere un premio o un traguardo, invece per me è stato un momento durante una presentazione fatta per Mostri di Sicilia, il mio libro precedente, presso l'associazione Vivi Serro, a Serro, Villafranca, in cui mi sono resa conto che c'era una bambina che sapeva a memoria il racconto sulle sirene. Ed è stato proprio fantastico, mi sono resa conto dell'impatto che possono avere queste cose ed è stato veramente bello. Oltre ad essere scrittrice, tu lavori anche come editor, beta reader e sei anche articolista. Messina ha costituito un ambiente favorevole per la tua formazione culturale e professionale? Guarda, io amo dire che Messina è la friendzone più lunga della mia vita, perché è una città che io amo profondamente e che sì, da un lato mi ha stimolato molto a livello culturale, però dall'altro lato non mi permette di raccogliere i frutti. Infatti, sebbene sia fondamentale per me Messina e il rapporto che io ho con questo posto, io non riesco a lavorare qui. Non ho clienti messinesi, i miei clienti, io lavoro moltissimo in remoto con persone che qui non ci hanno neanche messo piede. Le rare volte che ho lavorato con un messinese comunque sono sempre state cose che non sono durate a lungo o che non sono andate bene, insomma. Ambra, io ti ringrazio per essere stata qua, ti chiedo un'ultima cosa, se puoi lasciarci una dedica sul nostro todolibro. Grazie. Grazie mille Ambra. Grazie a te. Se vi è piaciuta questa puntata vi invito a commentare, condividere e naturalmente continuate a seguirci. A presto.